Ore di attesa e poi alle 13.15 la sentenza sulla mafia garganica. 10 condanne, 4 ergastoli, 14 assoluzioni. Un brusio infinito nell'aula della Corte d'Assise. Il silenzio e gelo scende quando il presidente della Corte, Michele Cristino, dà lettura del dispositivo. Gli ergastoli 2 per Gennaro Giovanditto, accusato da Carabinieri e Pubblico Ministero di 13 omicidi, 18 mesi di isolamento diurno. Un ergastolo per Carmine Grimaldi ed un anno di isolamento diurno. Ergastolo per Franco Libergolis e l'isolamento diurno anche lui per un anno. Le altre condanne vanno dai 4 ai 27 anni di reclusione, 14 invece le assoluzioni. Un'attesa durata ben 133 udienze, decine e decine di testimonianze raccolte. Per il pubblico ministero Francesco Cavone si tratta di un risultato apprezzabile, così come per i carabinieri del reparto operativo di Foggia. È il risultato di un'operazione che va avanti da 2004, da quando la maggior parte degli imputati furono arrestati in un maxi blitz che sventrò la faida del Gargano. L'attesa era soprattutto per la conferma degli ergastoli, 7 quelle richieste dal pubblico ministero, 3 quelli accolti. Questo vuol dire che è stato assolto da 10 omicidi e quindi sicuramente è un aspetto positivo dal nostro punto di vista. I 2 ergastoli non ce li aspettavamo, anche perché sono andati oltre la richiesta del pubblico ministero e sono in riferimento all'omicidio Fania e all'omicidio di Tarantino Michele, per i quali avevamo offerto e siamo convinti che potremo ancora offrire le nostre sicure determinazioni.